Ho visto il nuovo capitolo di Scream e veramente mi sono arrabbiato molto. Partiamo subito col dire questo. Già era successo con Matrix, con l'ultimo capitolo di Matrix, e questa cosa mi ha fatto arrabbiare veramente un sacco. Proprio perché è di nuovo prendere una saga che viene ricordata per bene, per quello che è, per essere un'ottima saga, e in un certo modo sminuirla, ridicolizzarla allora. E lo stesso concetto di Matrix, il film ha delle idee interessanti. La maggior parte di queste idee sono legate appunto al metacinema che ci vuole mettere dentro, a diciamo l'empatizzazione e l'enfatizzazione del tutto. Il problema è che oltre a quello, sembra un film amatoriale per certi versi, questo nuovo Scream. Ha una fotografia che, per carità, può anche piacere, ma io l'ho trovata veramente imbarazzante. In più, c'è da dire che gli omicidi, che sono le scene più importanti di questi film, sono sminuiti all'inverosimile. Allora, c'è un cast enorme e fanno ritornare di nuovo Sydney, fanno ritornare Gale, fanno ritornare Louis. Però il problema è che ritorna, cioè già questo nel quarto, il quarto io l'ho detestato. Questo magari è meglio del quarto capitolo, ma non si salva per niente, proprio perché si vede che è fuori tempo. E la gente pensa di riuscire a fare un ottimo remake, reboot, e questa cosa capiterà ancora più spesso dopo l'uscita di questo e di Matrix. Proprio mettendoci il metacinema, ed è interessante. Quando c'è interessante, ci sono degli omaggi a Wes Anderson, ci sono degli no, Wes Craven, scusate, a John Carpenter. Ma per il resto è un film veramente basso di livello. Cioè, Ghostface, l'essenza di Ghostface viene sminuita terribilmente con delle motivazioni terribili e un buco di trama assurdo. Ovviamente io non sto qui a farvi gli spoiler, vi dico solo che l'ho trovato un film trashissimo. Ci può anche stare di minutaggio, cioè non è uno di quei film che ti scazzi appunto a vedere, proprio perché alla fin fine il minutaggio, quello lì, vabbè, non può durare sotto le 2 ore il film, però io l'ho trovato un voler a tutti i costi tornare al primo film con un film che non ha una sua essenza, non ha un'essenza pura. I personaggi che ti introduce in questo film sono delle macchiette, sono personaggi ridicoli, troppi luoghi comuni e ripeto, quando il film deve prendere omaggio dal primo o dalla saga, ci riesce, e anche bene. Quando deve brillare di luce sua non ci riesce proprio, risultando un film veramente piatto, terribile, che io vi sconsiglio assolutamente di vedere. Poi vabbè, se andate a vederlo aspettandovi quello che deve essere, vi potreste anche divertire. La tensione nello scoprire chi sia il cattivo c'è, però questa tensione si crea un affetto per questa saga, affetto non dovuto di certo né a questo né al quarto capitolo, che io reputo i peggiori. Il peggiore in assoluto è il quarto, per quanto neanche questo scherzo, è bocciatissimo personalmente. Mi ha proprio fatto arrabbiare perché certe cose sono insensate. La regia è veramente mediocrissima. Ci sono quindi tutti questi, tutta questa goliardia del voler citare registi, tutto. E arrivare ad un certo punto anche a criticarli. Va bene, puoi criticarli, però pensa comunque al tuo film. Mi dispiace veramente perché io questo Scream lo attendevo e non poco. Speravo in qualcosa di nuovo. Invece ci hanno propinato per l'ennesima volta la storiella che veramente ha la rivelazione finale è una cosa, qualcosa di terribile. Cioè, crea un buco di trama assurdo che loro, paraculandosi ovviamente, non ci fanno vedere. Mi spiace, ma io lo boccio. Per me è un 3,5. Poi fatemi sapere la vostra. Per carità, gli attori sono anche stati bravi, per quanto l'attrice che interpreta Cindy è sempre la stessa faccia. Peccato, veramente peccato, poteva essere un ottimo prodotto ben congegnato. E ho anche apprezzato gli omaggi che hanno dovuto fare a Wes Anderson, Wes Craven, mi spiace. Ormai, sappi,
Però non è riuscito proprio in questo. Non è riuscito perché oltre a questi omaggi si devono ricordare che esiste un'effettiva trama del film.